Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Parliamo del, dello scontro, della querela fatta, a denuncia fatta da Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, ucciso da due carabinieri in caserma eh, tanti anni fa. Salvini aveva eh, detto proprio qualche giorno fa: la droga, riferito a questo caso, fa male sempre e comunque. Ilaria Cucchi ha deciso di fare denunciare Matteo Salvini dopo la sentenza di condanna a 12 anni per i due carabinieri accusati dell'omicidio di, di Stefano, il fratello. Ilaria Cucchi diceva: Il signor Matteo Salvini non può giocare sul corpo di Stefano Cucchi, non posso consentirglielo. Questo era il suo volto quando io e i miei genitori lo vedemmo all'obitorio il 22 ottobre del 2009. Questo era quel che rimaneva di Stefano, dei suoi diritti, della sua dignità di essere umano, scrive su Facebook la sorella del ragioniere romano morto dieci anni fa dopo l'arresto, postando l'immagine drammatica dell'autopsia del fratello tra parentesi, già è tanto che Facebook non gliel'ha ancora cancellata, voi sapete che Facebook non guarda in faccia nessuno. E poi appunto, lei aggiunge immagino che questo Facebook oscurerà questo post, perché è idoneo ad urtare la sensibilità di qualcuno, mentre viceversa non vengono oscurati tutti i commenti di post di insulti e minacce e falsità che molto bene organizzati sono comparsi sui social dopo la presa di posizione pubblica dell'ex ministro dell'interno. Lo devo a mio fratello, lo devo a mia madre che pur estremamente sofferente ha trascorso tutta la giornata del 14 novembre scorso in attesa di una sentenza che ci rendesse giustizia. Lo devo a mio padre la cui fiducia nello Stato ha fatto sì che compisse il sacrificio più pesante che si potesse chiedergli, denunciare il proprio figlio da morto e dopo averlo visto in queste terribili condizioni, per la sostanza stupefacente trovata a casa sua. E continua la sorella dicendo Stefano Cucchi ha sbagliato ed avrebbe dovuto pagare ma non morire in quel modo. Il giorno in cui viene pronunciata la sentenza ha il coraggio di dire che quelle parole, come se fosse al bar e parlasse ai suoi amici. Sono solo una normale cittadina ma non posso fare altro che quererarlo». Mi piacerebbe tanto che l'attuale ministro dell'interno sostituisse la Costituzione di parte civile proprio del signor Salvini con la propria. Non sono un avvocato, ma forse potrebbe essere possibile. Ed ora anche i leoni da tastiera si scatenano pure con le loro menzogne sempre più raffinate costruite ad arte. Io vado avanti. Quindi lei fa capire che vabbè, i leoni da tastiera, quelli, insultano chiunque. Eh? Chiunque. Chiunque, veramente si è visto che insultavano un ragazzo down perché aveva salvato un altro tuffandosi, e il padre dice: Ma perché lo, lo insultano? Perché gli leoni da tastiere sono persone che hanno dei problemi esistenziali e si sfogano dietro una tastiera. Quelli è quasi impossibile fermarli, bisognerebbe non farci neanche caso. Però nelle sue parole, dice che questi post sembrerebbero quasi costruiti a arte, come se ci fosse dietro una, una regia che che scrive, che fa, che dice cosa scrivere a queste persone. Io questo non lo credo. Leoni da tastiera e sciocche persone ce ne sono a centinaia di migliaia. Non c'è bisogno di, di indurre persone a scrivere sciocchezze. Le scrivono da soli, non c'è bisogno. Arriva poi la risposta di Salvini: Sono tranquillissimo, dice. Dopo Carola Racchette mi querela la signora Cucchi. Nessun problema. Sono tranquillissimo. Dopo le minacce di morte di Casa Monica e i proiettili in busta, non è certo una querela a mettermi paura. Replica Salvini: Spero che il Parlamento approvi subito la legge. Droga zero proposta dalla Lega, per togliere per sempre ogni tipo di droga dalle strade delle nostre città. Alla domanda se confermerebbe oggi quelle parole, Salvini replica. Provocazione, io combatto ogni genere di droga in ogni piazza italiana. Punto. La sentenza ha fatto giustizia. Chi ha sbagliato ha pagato. Si arriverà dunque in tribunale? Gli è stato chiesto in tribunale? Dopo le minacce di morte dei mafiosi, non sono le parole di Laria Cucchi o Carola Rackete a farmi paura. Assolutamente. E poi risponde Ilaria Cucchi. Salvini mi paragona a Casa Monica ai proiettili che gli hanno mandato? Insiste sul tema droga a commento della sentenza che condanna coloro che hanno pestato Stefano per omicidio per intenzionale? Anch'io sono contraria alla droga, dice, come alle truffe ai danni dello Stato, come alla corruzione, come ai rimborsi fasulli a spese dei cittadini normali, come me che pagano le tasse e non hanno 80 anni per mettersi in pari e non amo i diamanti, risponde l'aria Cucchi. Quindi sono accuse, queste sono accuse prettamente politiche, sta parlando dei 49 milioni che la Lega restituirà in 80 anni, beh certo, questa restituzione in 80 anni è un po' sui generi, eh, ovviamente si presta ad attacchi di qualunque tipo, però eh, sta parlando di rimborsi fasulli, corruzioni, spese, chi di chi. quindi eh, più, che, più che stare centrata nel tema la signora Cucchi sta... Ampiamento e divagando in maniera politica contro il politico Salvini invece qua doveva comunque fare una denuncia e farla contro l'uomo Matteo Salvini non contro il politico capo della Lega perché quelle dichiarazioni comunque se il giudice le reputerà lesive della dignità del fratello vedremo, no? Eh, però dire comunque che la droga Fa male sempre e comunque io non ravvedo, sinceramente, non ravvedo in queste parole delle offese o, delle, o un discredito verso la famiglia Cucchi o un'offesa verso quel povero ragazzo che è morto, nel senso che eh, naturalmente, quando le parole possono essere anche interpretate, possono essere gli si può dare una valenza più pesante, eh, secondo me, Matteo Salvini poteva risparmiarselo, detto tra di noi, poteva risparmiarsele quelle parole, poteva risparmiarsele, ovvio che la droga fa male sempre e comunque, su questo non c'è dubbio, però riferita a quella sentenza, eh, io non le avrei dette, io non le avrei dette. Quindi non lo so, i giudici che cosa possano pensare di un'affermazione del genere, ne abbiamo sentite di tutti i colori, c'era il, il fotografo. Toscani o Toscano, come cavolo si chiama, Oliviero Toscani, no? Che o Toscano, boh, chi lo sa, Toscano, Toscani, chi lo sa, che aveva detto Salvini è un fascista, Beh, per il giudice non era reato, no? Quindi dipende il giudice che c'è, come interpreta la legge, perché attenzione, la legge va interpretata soprattutto in questi casi di querele, di diffamazione, di scredito, lì è molto interpretabile. Ed era proprio il problema della commissione segre che molti in Parlamento non hanno votato. Come si fa a, uh, a realmente a capire che cosa è razzismo, che cosa è diffamazione? Ci sono alcune cose conclamate, quella è diffamazione. Ci sono alcune frasi dette in un certo contesto che eh, il giudice potrebbe dire questo è diffamazione o potrebbe dire non si ravvedono gli elementi minimi per la diffamazione. Quindi, Vedremo i giudici quando fia, ci vorranno almeno 5 anni, fra 5 anni su questo canale eh, ne par parleremo di il giudice per, quando, per il 2019 Salvini disse quella frase, magari né io né voi eh, ci ricorderemo e eh, ci ricordiamo di, di quello che è successo e eh, vedremo che cosa, che cosa dirà il giudice tra 4-5 anni. Proprio adesso si vedono alcune sentenze risalenti al 2014 di chi aveva tirato le uova a Salvini, dell'altro prete che lo aveva insultato sistematicamente con parole che non posso neanche ripetere qui in YouTube, parole poi dette da un sacerdote, eh. insulti pesantissimi perpetrati per diversi mesi, lì è stato condannato questo sacerdote a pagare 15.000 euro in totale, danni da di qui, danni da di là, più le spese legali. È stato condannato l'altro, eh, quello che gli tirava le uova, che gli hanno spaccato anche tutta la macchina. Quindi, eh, ce ne sono tante cause. Salvini dice: Beh, con tutte le cause che ci sono, non ho certo paura né di Carola Racchet né di Laria Cucchi. Sarà un'altra causa lì. Vedremo il giudice cosa dirà. Dovrò pagare 5.000, 10.000 o, o dovrà pagare nessuno? Chi lo sa, intanto, io vi ringrazio per avermi. Ascoltato, e eh, vi invito ad iscrivervi a questo canale. È gratuito, non costa nulla nella community. Trovate tanti sondaggi e siamo anche su Facebook Tele Italia Notizie, dove trovate eh, tutti gli stessi video che ci sono su YouTube. Li potete assolutamente comunque condividere con chiunque in Facebook, fuori da Facebook, in Internet e fuori da Internet. Vi ringrazio per avermi. Ascoltato vi rimando al prossimo video Buona serata, arrivederci.